il cinema è lo strumento di espressione artistica dell'uomo più vicino ai principi dell'identità, per cui ogni forma di collaborazione tra paesi diversi contribuisce a far dialogare le civiltà, i modi di vita, le culture differenti, e culture differenti significa arricchimento. Per cui per noi della Puglia, dialogare con la Bulgaria e con il suo governo nell'ottica di sviluppare soprattutto progetti di coproduzione è una cosa che riteniamo strategica. Il futuro del cinema europeo è la coproduzione, cioè mettere insieme produttori che vengono da diversi paesi, con le loro diverse culture, i loro diversi approcci produttivi e rafforzare i budget dei film. Più sono alti i budget, meglio possono lavorare i registi e meglio lavorano i registi e migliore il cinema che vedremo nelle sale. Ecco, e te concretamente qualche progetto, diciamo, nel futuro più vicino? Ma con la Bulgaria no, oggi è il primo rapporto che stabiliamo a livelli di vertice con il governo bulgaro e abbiamo da oggi iniziato un dialogo. Abbiamo fin qui prodotto diversi film anche di coproduzione internazionale, uno in particolare mi piace segnalarlo perché è il primo film di coproduzione italiana, albanese e serba. I serbi e gli albanesi, come è noto, sono stati per anni popoli molto distanti, si sono fatti una guerra atroce. L'Albania è stato un paese molto chiuso all'esterno negli anni del regime di Enver Hoxha, del regime comunista. La Puglia si onora di aver finanziato il primo film di un grande regista serbo che è Goran Paskaljevic, che con il suo Honeymoon è stato anche selezionato nelle giornate degli autori del Festival del Cinema di Venezia dello scorso anno, del 2009. E per noi dunque rafforzare il più possibile le relazioni tra paesi diversi e distanti è un modo per dire che l'Europa è una soltanto, e che le civiltà in essa contenute devono dialogare il più possibile. Ecco, l'ultima domanda, questo incontro a Roma, intitolato A Roma il cinema parla in bulgaro, lei ha avuto qualche idea del cinema bulgaro? È comprensibile questo linguaggio agli italiani? Beh, diciamo, il cinema è un linguaggio universale, non è necessario parlare una lingua per capirne, gli stili e diciamo, la cultura più profonda. D'altra parte, per decenni noi abbiamo visto il cinema americano pur non vivendo negli Stati Uniti, per cui il cinema bulgaro è comprensibilissimo al pari del cinema, turco o giapponese. È un linguaggio, è una forma di espressione, il cinema codificata, si usano dei codici uguali in tutto il mondo. Per cui è bello che ci sia questa 3 giorni di cinema bulgaro a Roma e sarebbe bello anche magari andare noi con il nostro cinema italiano in Bulgaria a raccontarci attraverso i nostri film.